È un piacere avere con noi oggi a Belle Monella Alexia, bentornata. Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao. Ti stiamo sentendo tantissimo in radio in questo periodo con Notte, che è uscita così un po' per noi a sorpresa, con la collaborazione di Usai, che è un produttore molto noto. Com'è nato l'incontro proprio con questo personaggio? Vi conoscevate già o è avvenuto in occasione della canzone? Allora, è venuto in occasione della canzone, nel senso che Paolo Fratta, il mio manager, mi ha detto: c'è un brano che voglio farti sentire di questo DJ produttore, si chiama Usai. Mi ha fatto sentire il brano, diciamo, più famoso suo. Io, tra l'altro, non è che lo conoscessi molto, ma non per colpa mia, ma perché in casa mia si ascolta la musica che ascoltano le mie due figlie, quindi diciamo loro hanno un po' come dominano Quanti anni la hanno le tue musica, figlie adesso? hanno 14 e 10. E cosa ti fanno ascoltare tutto il giorno? Sono, ovviamente hanno dei gusti musicali agli antipodi, per cui una mi fa ascoltare i BTS, Ah, quindi certo. la Ok, la Korean Pop, e invece l'altra, per fortuna, ha un gusto un po' più raffinato, quindi si passa dai rapper americani a musica anche del passato. Lei riascolta i Beatles, riascolta i Rolling Però. Stones, i Queen, cioè comunque comincia ad avere un gusto musicale, un orecchio particolare. Per cui non riesco tanto a ascoltare la musica che vorrei io, la radio, cioè non è possibile. Quindi scopro questo Usai e mi dice: guarda, vorrebbero proporti un brano. Ero un po' spenta, devo dire la verità, perché ero tornata da questo periodo un po' di confinamento al mare, che è bello essere confinati al mare, però mi sentivo un po' così, un po' abbandonata su una. In una situazione non usuale per me, quando sono rientrata a Milano a settembre, ho deciso di capire un po' che cosa volevo fare. E il mio manager, appunto, mi ha detto: comincia con l'ascoltare questo brano e poi vediamo. E l'ho trovato subito molto che mi calzava, anche se inizialmente il rap mi ha lasciato un attimo di stucco, perché ho detto: beh, il rap devo fare, però così l'ho interpretato un po' come una nuova sfida. E l'ho provinato, l'ho poi mandato ai miei collaboratori, allo staff appunto di Usai. Erano tutti molto entusiasti, allora abbiamo deciso così di pubblicarlo a sorpresa. Ed è arrivato con nostra grande gioia, peraltro che siamo tuoi fan, fin proprio dagli albori, dall'inizio, quando ancora non ti si conosceva come Alexia, ma poi abbiamo imparato a conoscerti in tutte le tue sfaccettature. Senti, ci saranno altri progetti con lo stesso team, quindi con Usai, che arriveranno in futuro? Ma guarda, stiamo lavorando insieme, stiamo cercando di mettere insieme un po' di idee, di costruire qualcosa magari proprio per il periodo estivo. Incrociamo le dita perché, insomma, ovviamente sono tutti esperimenti che desidero tanto che possano vedere la luce. Ma il se oggi è d'obbligo, dopo il febbraio 21 febbraio 2020. E 20, penso che il se è d'obbligo ormai per qualsiasi cosa. E nel frattempo sto collaborando anche con un altro team, sto scrivendo canzoni nuove. Sicuramente sto prendendo una direzione un pochino più un po' più leggera, se vogliamo, dal punto di vista del sound, perché diciamo, l'ultimo album che ho fatto mi sono molto raccontata, mi sono molto confessata, ho aperto un po' un libro. Adesso ho voglia di leggerezza, ho voglia di divertirmi un po' con la musica. E quindi questo è un pochino il filone che ho intenzione di seguire in questo momento, anche forse suggerito proprio dalla pesantezza del momento che abbiamo tutti vissuto. Qual è la canzone che ascolti quando hai bisogno di caricarti, tua o di chiunque altro? C'è un pezzo che quando, non so, stai per salire sul palco o sei giù e hai bisogno di carica, scegli di ascoltare? Ce ne sono tante. Credo che. Allora, ce n'è stata una molto particolare degli Swedish House Mafia, che si chiama Greyhound. È una canzone che, se la metti quando vai a correre,
dopo i 60 anni rischi l'infarto perché ti dà talmente carica che non ti rendi conto. E la stessa cosa se la metti in macchina, non ti rendi conto che vai a 200 all'ora, quindi è pericolosissima, però ti dà veramente, è una scarica di energia pazzesca. Vocalmente, se ho bisogno di sentirmi anche in questo momento, se ho bisogno di tirarmi su, ho voglia di sentire le cose che mi appartengono, che appartengono a me, al mio passato, alla mia vita, al mio percorso, anche di ragazza che si affacciava a questo mondo, una cover, una cover di Steve Winwood che è stata ricantata da Whitney Houston e che è stata rielaborata da Kygo, High I Love. Stupenda. Grazie di cuore Alexia per questa chiacchierata. Noi speriamo di poterti incontrare il più presto possibile, magari su un palco con noi. Grazie. Speriamo, ve lo auguro anche a voi. Ciao a tutti, un bacio.